Bene ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sarà un video particolare, andremo ad eseguire 1 chilometro di capriole. E voi direte, ma Brian, perché fai 1 chilometro di capriole? E io vi dirò, perché non lo fate voi? La sfida prevede appunto 1 chilometro di tragitto, tutto completamente capriolato, se possiamo utilizzare questo neologismo verbale. Dove vedete quel campanile lì in fondo non è neanche metà strada. Ma noi non siamo preoccupati. Non posso muovermi per nessun motivo al mondo dalla posizione in cui mi fermo dopo la capriola. Non lo so, non l'ho mai fatto, non so né fisicamente né mentalmente come sarà. Ciao! 1 chilometro di capriole, che nella vita bisogna affrontare tutte le sfide possibili. Già qua possiamo fermare. Ovviamente lo spostamento per nessun motivo al mondo che non si può fare è frontale o retro, cioè di lato se passa una macchina mi devo spostare. Sì. Non lo so. Vai, però ti disegno. Ma gira la testa. Ti disegno, no. Vai, bravo. Ciao. Il mio obiettivo era farne 5 di fila a botta, ma purtroppo... Ci siamo, dai, ci siamo. È dura la vita. È dura. Molto dopo il campanile. No, in teoria devo arrivare a Porta Madonna. È 1 chilometro esatto. È una cosa mia. Ciao. Magari il campanile. Beh, non mi voglio neanche più portare ormai. Strada percorsa non è importante. Davanti che dobbiamo vedere. Però devi voltare. Non lo so, forse è questione veramente di abitudine. Basta pensare agli astronauti, i test che devono fare. All'inizio è una difficoltà, dopo si abituano alla gravità assente. Io mi devo abituare alla capriola, io mi capriolo. Tecnico di un numero molto più facile adesso. Prima o poi dovranno diventare normalità 4, però per adesso ci accontentiamo di 3. Con la costante ricerca del 4, che l'essere umano è pioniere, è esploratore. Wow. L'esploratore arriverà a 5. 4 è ancora un po' in fase di installazione. 1 chilometro di capriole, ma le cazzate. Non quei video fake che girano sul web. Bisogna respirare, conservare energie. È un gioco di tutto. È un mix, diciamo. Ciao a tutti, saluto, buona giornata. Beh, la farmacia è proprio quello che mi servirebbe adesso.
Italia devi fare questo. Strabiliante. Devo fare tutto il corso. Sì. E dove metti tu? Sempre con la tua ginnastica? Sì, 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 quello sì. Sempre. Ciao. Comprare una bicicletta, pedala. Buon pedala. Nella vita. No. Ce la faccio, sei bravo. Grazie. Ce la devo fare. Come no? Ce la farò. Caro, la sfida è a te? Sempre, sempre. Ah, sì, sì, sì. Allora la cura è meglio fuori. Grazie. Ciao, ciao, buona giornata. Ma te invece del caprione non è un cazzo di meglio da fare? Vai a lavorare, pirla. Madonna, ma come fai a fare le caprione? Oddio, stupendo! Ci stavo questo che faceva queste capriole, assurdo, l'ho visto con i miei occhi, lo giuro! Cioè così alza qua dietro? Ma che dici? Come? Da. Ma se si alza quando me lo dici? Realmente contemplando la fattibilità della cosa, pesante. La spalla fa male, il sederino un pochettino pure. Pensavo fosse più facile, devo essere onesto. È difficile. È difficile, non c'è un chilometro qua? No. Madonna delle grazie. Non ce l'ho. Oh, fai. Madonna! Della Grezia. Vorrei fare un chilometro. Dai, non ce la fai. Dice che è impossibile, non ce la faccio. Partiamo. Perché sei stanca, se vede. Non ti gira la testa. Un pochetto. Sì, perché. Lei le ha viste tutte però, Io ti ho visto. Tu facevi prima 4. E nell'albari vai a prendere un bicchiere. Comunque il whisky, cioè poi continuo. Sì. Ciao, buona serata. Oh, ciao, buona serata. Bocca al lupo. Grazie, alla prossima. Devi fare un record? Sì. Non ce la fai più. Vabbè, dai. Rinuncia. Non dovete rinunciare perché lo dicono le signore. Col cazzo che rinuncio qui. Dovete darmi la carica voi, invece di distruggere i miei sogni, le mie ambizioni di fare un chilometro di capriola. Ciao caro. I riflessi erano rallentati. La schiena faceva molto male. Oh bro, sto sporchissimo. Ti saluto. Becky? Sì. E tutto ciò che avevo attorno a me iniziò ad acquisire la forma della capriola. Le persone non esistevano più. Ero solo io con le capriole. Ce la devo fare. Come no? Ce la farò. Sì. Rinuncia. Ho fallito. Non ce la fai più. Non sono riuscito a portare a termine la grande impresa. Sono così affranto. Qualcuno chiami un dottore. Ma io credevo di farcela.
Ricorda, Brian, non è chi fallisce ad essere un fallito, ma chi non fa tutto il cazzo di chilometro, porca puttana. Coglione, dovevi finirlo, stupido. E comunque, prima di fare la sfida, una signora mi ha dato questo. Coincidenze? Io penso che sia tutto collegato. Metti un po' di Lathonil e vedrai, sarà tutto come prima.